presentazione dei primi due assessori, due giovani mazzaresi. La giunta 5 Stelle, che è proprio una città, è una giunta brillante, qualificata, fatta di donne. Oggi ho voluto presentare due donne, due professioniste mazzaresi. Una è Marika Farsigi, che si occuperà di turismo, è laureata proprio in questo settore, ha fatto anche un master e c'ha un progetto. Quando ci siamo sentiti molto tempo fa mi ha detto che c'ha un progetto, un piano marketing per la città, e quindi lei si occuperà di realizzarlo concretamente. Invece, per le politiche sociali e di inclusione, non potevo che scegliere un'ottima risorsa, un'ottima professionista. Lei è Ivana Calamia, lei si occuperà affinché nessuno a Mazara debba rimanere indietro. Credo che l'offerta che abbiamo fatto attraverso un programma che è concreto, fattibile, già distribuito, lo potete scaricare su nicolalagrutta.it, sul sito, scaricate il programma. Noi abbiamo le idee molto chiare, da 7 anni ci lavoriamo e quindi a questo punto della storia lo vogliamo realizzare. Abbiamo trovato anche le persone che hanno la qualità, la formazione, la professionalità, la concretezza per poterlo realizzare, ma anche solo il vostro ok, e quindi il 28 aprile mi aspetto che la città dia mandato a noi, perché noi siamo, insomma, io non aggiungo parole. A questo punto lo lascio la parola ai due assessori della giunta 5 Stelle, Marika e Ivana. Turismo, qual è il progetto per la città? Io intanto sono molto entusiasta, proprio perché finalmente a noi giovani viene data la possibilità di mostrare, di parlare e di poter fare concretamente qualcosa. Quindi il mio progetto è quello di, appunto, riaccendere la speranza nei giovani per farli tornare e collaborare insieme per la crescita di Mazara a livello turistico. Mazara ha veramente tanto da dare, ci sono molte risorse, bastano semplicemente le giuste strategie per creare nuovi pacchetti, offrire ai turisti maggiori opportunità, soddisfazione, farli ritornare, quindi generare nuovi flussi turistici, aprire le trattative a altri nuovi mercati, perché noi a Mazara non abbiamo niente da invidiare alle altre cittadine limitrofe. Quindi cercheremo, insomma, che attraverso poi una forte condivisione insieme ai cittadini e una forte sinergia tra i soggetti pubblici e privati, cercheremo di creare questo sistema a rete che permetta a Mazara comunque di crescere e diventare davvero una perla del Mediterraneo. Per il sociale, quali sono i vostri progetti? Allora, il progetto dell'assessorato alle politiche sociali e di inclusione sicuramente si basa su una capace e importante capacità di progettazione per il reperimento di fondi locali o di fondi anche extraregionali, quindi questa capacità che spesso non si è avuta in passato, e poi soprattutto la creazione di una rete fatta da enti pubblici, enti privati o associazioni di volontariato, che si mettano insieme, che formino una rete, che garantiscano un empowerment del territorio, un rafforzamento, un potenziamento dei servizi già esistenti e la creazione e l'innovazione di tanti altri che sono sicuramente utili, con un occhio di riguardo alla disabilità, agli anziani, alle marginalità e alle dipendenze sicuramente. Mazara ha perso tante occasioni tanti bandi europei, tanti finanziamenti. Stiamo promuovendo la città una persona che si occupa proprio di questo, di progettazione europea, e quindi una persona che ha le capacità di mettere a servizio della città veramente strumenti importanti. Dall'altro canto il Movimento 5 Stelle ha proposto una giovane risorsa che poteva benissimo proseguire il suo lavoro in Germania, in Spagna, in Portogallo, e invece ha deciso di investire le sue competenze qui, e quindi un invertimento di rotta già l'abbiamo fatto. Una giovane mazzarese molto preparata, molto competente, invece di farla andare via la vogliamo trattenere per realizzare il sogno nel cassetto, per realizzare questo importante e concreto piano marketing sul turismo per Mazara. Lei tra l'altro conosce 7 lingue, quindi ne potremo parlare con tutti e in tutto il mondo. Sta a voi. Quando presenterete gli altri assessori? È un caso che avete iniziato con il turismo e con le politiche sociali? Allora, il progetto è stato presentato, il programma è disponibile, i due assessori oggi li ho presentati perché volevo dare subito un segnale importante, chiaro e netto alla città, che stiamo facendo molto sul serio. Gli altri assessori li tengo custoditi, un altro penso di presentarlo a breve distanza, e si occuperà dell'ufficio tecnico.
ma non sarà il solo a occuparsi dell'ufficio tecnico, perché molto voglio dare, come dire, un indirizzo chiaro e preciso. Tratteremo quell'ufficio che è uno dei cuori pulsanti assieme all'ufficio tributi, uno dei cuori pulsanti della città, e deve funzionare. Lo faremo funzionare non con una risorsa, ma con due risorse. Ci sarà un ingegnere e ci sarà un architetto che si occuperanno di urbanistica e l'altro di lavori pubblici. Quindi veramente facciamo molto sul serio, e devo dire che per la prima volta non abbiamo preso persone dai ranghi per spenderle politicamente, ma abbiamo preso persone che sono altamente qualificate, e quindi all'ufficio tecnico ci saranno un ingegnere e un architetto. Per quanto riguarda la solidarietà sociale, le politiche di inclusione, ci sarà una psicologa che dai primi anni del 2000 lavora nel settore e ha forti competenze. Così come nel turismo, io credo che abbiamo preso la risorsa più qualificata, più giovane, è capace di anche innovare la città, perché con il panorama di cui lei gode e che ha nel cuore, può benissimo, come dire, veramente fare la svolta in questa città che, permettetemi di dirlo, è obsoleta da questo punto di vista. E il turismo deve essere per forza un polmone che darà grande energia all'economia mazzarese, e lei ha le capacità di poterlo fare, di poter immaginare e quindi di realizzare un grande progetto per la città. In ogni assessorato ci saranno persone molto competenti, quindi così come abbiamo scelto al turismo di mettere una persona che si occupa di turismo, così come abbiamo scelto una psicologa per la solidarietà sociale e le politiche di inclusione, certamente sceglieremo anche per la questione del bilancio, per quel settore, una persona che è altamente qualificata. Io già so, come dire, la squadra la conosco e me la riservo, perché vogliamo dare alla città passo passo motivo anche di riflettere sulle scelte fatte, e non voglio scoprire tutte le carte subito, ma sicuramente in quell'ambito, in quel settore, ci sarà una persona molto qualificata che ha a che fare un commercialista, che ha a che fare anche sicuramente quando saprete il nome sapete benissimo che quella persona sarà in grado di svolgere quella mansione. Incontro questa mattina al Teatro Rivoli per parlare di reddito di cittadinanza e quota 100. Beh, certamente sono i nostri due provvedimenti più importanti in questo momento, ed è giusto che Mazara abbia la possibilità di ascoltare quelli che sono i dettagli. Ci sono diversi nostri altri parlamentari che sono venuti a darci anche un supporto sotto il profilo conoscitivo, anche per dare supporto, visto che siamo sostanzialmente in campagna elettorale, per le amministrative. Credo che il pacchetto complessivo delle proposte del Movimento possa essere molto interessante per chi ci ascolta, e credo che sia un momento importante per la storia di questo paese, ma anche per la storia di questa città. Quali sono gli aspetti più importanti di questi provvedimenti, quota 100 e reddito di cittadinanza? Sicuramente andiamo a dare delle risposte a tutta una categoria di persone che per troppo tempo sono stati dimenticati e abbandonati dalla vecchia politica e dai precedenti governi. Tentiamo di dare una risposta tramite una maggiore occupazione, quindi un reinserimento nel mondo del lavoro, ma anche tramite un'offerta formativa, perché ricordiamo che parallelamente alle offerte di lavoro ci sarà anche un percorso formativo per queste persone, che sicuramente aprirà nuovi scenari anche per quanto riguarda nuovi ambiti di lavoro. E punteremo su quello che è mancato forse in questi anni, ovvero su quella necessaria corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro. Due provvedimenti fortemente voluti dal governo. Sì, sono due provvedimenti che stanno alla base dei programmi elettorali, del programma elettorale soprattutto del Movimento 5 Stelle, che daranno una boccata di ossigeno sicuramente dal punto di vista economico ai cittadini che si trovano maggiormente in difficoltà, e daranno anche la possibilità a chi è, ecco, alle soglie del pensionamento di poter avere una finestra in più per poter magari, ecco, arrivare a quella pensione che ahimè a causa della Fornero era praticamente impossibile da raggiungere. Senatore Sant'Angelo, lei si è sempre occupato della questione di Birgi, dell'aeroporto. Ecco, com'è ad oggi la situazione e quali sviluppi ci potrebbero essere? Allora, guardi, la situazione attualmente è la seguente. Ci sono 15 avvisi di garanzia.
che vanno a colpire tutti quanti gli amministratori di Birgi dal 2010 in poi. Questa la dice lunga sulla qualità dal punto di vista dell'amministrazione, sulla qualità della programmazione, sulla qualità delle nomine politiche che sono state fatte sull'aeroporto di Birgi. Noi stiamo puntando ad un progetto che è assolutamente nuovo e che può dare salto di qualità non solo a Birgi ma a tutti quanti gli aeroporti siciliani. Stiamo pensando di realizzare un'unica società di gestione su base regionale in modo da poter proporre un prodotto unico che c'è al mondo, che è la destinazione Sicilia. È un progetto complesso da fare, si può fare in poco tempo, in 6 mesi si può fare solo se ci sarà la volontà politica. Con forza stiamo chiedendo al governo regionale di venire a sedersi in un tavolo tecnico a Roma dove poter dar forma e dare immediata attuazione rispetto a quello che è questa proposta.